andiamo a consegnare le carte in eccesso, registriamo le persone che sono aumentate di livello. Sai cosa non ho visto oggi, effettivamente? Neanche una richiesta d'aiuto. Siamo a 348. Tra l'altro, se guardi le richieste d'aiuto e vedi per esempio chi ti ha aiutato, mago sebbene penso facendo ung stile salve da, io credo che in realtà non siano neanche persone che hanno messo parole a caso, ma che in un'altra lingua, tipo in inglese, messe in certi modi abbiano un significato che magari in italiano non hanno. Ce n'era una che mi aveva fatto ridere. Oh sì, Chan, per favore dammi il tuo ung. Questo lo voglio tenere. E poi c'è l'immagine di Nanako. Oh Gesù, maniaco schifoso. Dunque, io farei una cosa prima di andare a salvare Nanako. Vorrei andare a tutti quanti i dungeon precedenti, perché ormai penso che siamo messi più che bene, e voglio affrontare tutti i boss che ci sono in tutti quanti i castelli precedenti, tutti i dungeon precedenti. Iniziamo proprio da quello di Yukiko. Vai al castello. Per fortuna sono già arrivato a tutti gli ultimi piani, sono tornato indietro con Gom e grazie a Gom rimane salvato. Questo qua sappiamo già chi è il boss di questa zona, quindi non mi preoccupo. Anche se in realtà mi aveva fatto male lo stronzo, mi aveva fatto veramente male la prima volta, ma ovviamente eravamo underlevelatissimi. Eravamo under level e mi ha devastato con un colpo. A cosa potrebbe essere debole? Sai che non lo so. Adesso lo ammazziamo con un fuoco. Ok, assorbe il fuoco. Io faccio una carica. Forse avrei dovuto fare una debilitazione. Ok, al fulmine non ha problemi. Ma scusami, avevi già la resistenza al fuoco che... Perché? Vabbè, chi se ne importa. Kaboom! Quindi poverina... Yukiko... È inutile in questo dungeon. Comunque, ci siamo concentrati mica per niente. Vai, Yoshitsune! E... Assautobi! Che soddisfazione. Che soddisfazione. Hai sconfitto un nemico potente. La statistica di coraggio è aumentata. Yukiko, a terra c'è qualcosa. La piuma di Suzaku. Oh, mi stai dicendo che ogni zona troviamo un premio? Non penso siano gli equipaggiamenti finali. E infatti è un equipaggiamento probabilmente buono post di quella zona, ma peccato, fosse stato di più alto il danno sarebbe stato interessante. Poi, prossima zona. Mi chiedo... No, non c'era nulla dove c'era Yosuke. Prossima zona. Kanji, quale sarà il nemico della zona di Kanji? Non ne ho idea, scopriamolo subito. Un poliziotto, beh, ha senso, incredibilmente ha senso. Dunque, a cosa sarei debole il nostro caro poliziotto? Non penso all'elettricità, però tentiamola, ovviamente. Agidai. Ok, 433 senza concentrazione, cioè capiamoci. Debilitazione. Pam. A cosa sei debole? Al fulmine. Ulla. Non me l'aspettavo. È stato inaspettato. Vai, assaltatelo. Non penso che lo uccidiamo per niente, però già che ci siamo, perché non farlo? 194, cioè ha fatto più danno Yukiko da sola che questo assalto. Beh, rendiamoci conto. Bello sto attacco però. Sto attacco è proprio bello. Brava, 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 brava. Ok, brava che ti sei concentrata tu. Peccato che non hai attacchi elettrici. Stavo pensando ce li hai, no. Kaboom. 420, non male. Vabbè sì, effettivamente l'abbiamo anche debilitato, e anche per quello. Ah no, non è vero, l'abbiamo debilitato dopo che Yukiko ha attaccato. Infatti ha fatto 630. Cioè, ma sì, attacca. Che ci frega. Ok, dai che forse riusciamo
No, speravo il Rise che ci aumentasse l'attacco. Ci ho sperato. Però forse... Brava, brava. Oggetto, palla di fulmini. Dai che forse con questo assalto lo facciamo fuori. La cosa bella degli oggetti elementali in Persona 5 è che danno anche lo status. Tipo l'elettrico stanna, il fuoco dà appunto la bruciatura, quello di ghiaccio congela. Peccato che non ti danno ovviamente, come si dice, il giro di mano arcano. Però, coraggio aumentato. Che me ne faccio del coraggio io? Lastra di ferro. Bello. Lastra di ferro 113. Prossima zona, Rise. Undicesimo piano. Ah no, mi sa che il piano più lungo ce l'aveva proprio Rise, sai? Sai che non mi ricordo? Vediamo subito. Tanto il prossimo è Mitsuo. Cosa mi vuol dire tutto ciò? Che Rise è una bambina o che Rise è incinta? Può essere debole al fuoco? Lo scopriremo tra pochissimo. Lo scopriremo tra esattamente un colpo. Non è debole al fuoco. Quindi debilitiamolo. Sarà debole agli attacchi fisici? Scopriamolo subito. What the? Critico. Però non è debole agli attacchi fisici, è solo un critico. L'ho ucciso? No, sembrava impossibile effettivamente. Ribellione. Ti piacerebbe, stupido bambino. Possiamo tentare il vento, ma non mi va di sprecare una concentrazione per questo. Quindi ancora tu vai di fuoco. Bravissima. Sì, dai. Ammazziamo sto bebè con Satana. Forse. Non penso che lo uccidiamo, ma 249, così poco? Vediamo il fulmine. 280. Figlio del momento. Proviamo intanto anche il vento, se avevo ragione. Ne dubito però. E infatti. Vai Yoshitsune. Finiamo questo bebè una volta per tutte. Che bello. Che soddisfazione ucciderli con così poco sforzo. A prescindere da tutto, ce li siamo guadagnati tutti questi punti. Dov'è l'oggetto? Non c'è un oggetto? Vabbè che era la zona di Rise, però scusami, abbiamo affrontato anche Teddy qui. Ah, ecco. Artiglio d'orso. Artiglio d'orso, risposta fisica. Che poi non sono neanche sti grandissimi premi, però. Andiamo da Mitsuo. Mitsuo è forse l'unico che un po' mi preoccupa, visto quanto ci abbiamo messo a uccidere lui. Vabbè che probabilmente eravamo un po' under level, però è quello che un po' più mi preoccupa. Secondo me c'è un Gundam. Ovviamente. Che poi in realtà è più un Megazord che un Gundam, quello. Allora, qualche debolezza? Secondo me no. Quindi, concentriamoci. E non c'è la musica 8-bit a sto giro. 378. Va bene. Ce la possiamo cavare. Ci sta bene. Tu, prima del fulmine, prova un attacco fisico. What the? Minchia, addirittura. Bravissimo. Ovviamente non avremmo fatto chissà quale danno, però meglio che nulla. In realtà mi ha fatto veramente niente di danno, quindi non mi preoccupo neanche. Kaboom! 500. Dai. 551, quindi. Carica. E andiamo di nuovo di Yoshitsune. Facile. Tu, giusto perché ti è andata bene una volta, riprovaci.
What the... Resiste gli attacchi fisici. Resiste pur ti ho fatto così tanto male. Che dire. Proviamo il vento. Giusto per tentativo. Ok, non è debole al vento. Dai, 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 che sei morto. Mi spiace per te. Salutami Mitsuo da parte mia. 412 e resisteva anche, cioè... Wow. Allora, di chi può essere l'oggetto a questo giro? Sarà per noi, magari? Ecco, appunto. Una spada Gaia. Vediamo la spada Gaia. 200. Non era neanche terribile. Tutte le alterazioni, eh. Custodisce il potere della terra. Vorrei solo vederla perché secondo me è tipo un riferimento a qualche gioco vecchio. E infine... Laboratorio segreto. Ultimo piano. Sì, il posto più lungo era quello di Rise, perché quello di Mitsuo era 10 piani. Mi aspettavo il carro armato, ma non questo qua vecchio. Mi aspettavo il carro armato normale, non questo qua di legno. Fuoco? No, vento. Allora, easy. Andiamo easy qua. Concentrazione. Ci provo, ma giusto per vedere se vi facciamo danno. 354 non è neanche male, dai. Debilitazione. Ulla. Ti sta bene. Perché ho la sensazione di aver lasciato indietro un dungeon? O sbaglio? Non lo so. Comunque, proviamo anche noi attacchi fisici. 240 e passa, non è neanche granché. No, a questo giro niente assalto. Occupiamo di nuovo il turno per concentrarci un'altra volta. Concentriamo anche noi, ovviamente. Madonna mia. Yukiko fa veramente male quando vuole. Gli tiro un pantarei dritto in faccia, madonna. Sì, sì, concentrati pure quanto vuoi, tanto ti spacco. 143 di attacco fisico così non è neanche terribile, in realtà. Bravissima. Ovviamente, niente assalto. No. Concentrazione. Non avrebbe senso fare un assalto adesso così. E ho anche in realtà timore che ve lo uccidiamo con un pantarei, eh. Però... Cioè, in realtà che cacchio di timore dovrei avere? Non ci sono le mani arcane, effettivamente. Oh. 955, dai, dai. Neanche male. Bravo, bravo. Preparati pure quanto vuoi. Ah, giusto. Ogni volta me lo dimentico. Attacco? Brava. Quindi, Naoto, è il tuo turno. Questo era il tuo dungeon, finiscilo. 488. Forse adesso lo uccidiamo con un assalto. No, peccato. Di poco, ma niente. La bella e la bestia? Andate pure. Mi aspettavo qualcosina di più, eh. Qualcosina di un pelo di più. E ci è pensato Yukiko a finire il tutto. Bravissima. Che poi in realtà non è che otteniamo chissà quale riconoscimento dalla vittoria, però almeno li facciamo. Forse l'unica che può ottenere qualcosa di buono è proprio Naoto, perché la pistola che abbiamo trovato non è chissà cosa. Vediamo. Algernon. 230 e 85 di precisione, eh. Tutte le statistiche 5. Vediamo. Bella. È la Magnum di Makoto. Certo, 85 di precisione non è chissà cosa, però non penso di aver lasciato indietro nulla. Abbiamo comunque avuto le nostre vittorie. Sono più che soddisfatto.